chiedo perché suo Guerini ha fatto produrre questo libro, non lo so. So ce ne fosse bisogno. In un certo senso sì, perché è una palinodia di se stesso. Corman è nato in crisi e da buon americano non gli piace più la situazione americana, la mentalità americana, e rifiuta gran parte degli atteggiamenti che noi stessi critichiamo di quella mentalità e di quella civiltà. Eppure passo subito all'Italia, perché è questo che mi interessa maggiormente. Una quarantina d'anni fa la signora Carini, Barberi ed altri sono andati negli Stati Uniti ad abbeverarsi alle fonti della democrazia, e naturalmente sono andati con l'intento di ricavarne esempi etiche per la biblioteca, per il servizio bibliotecario. E da allora si è diffusa istantaneamente una rete di biblioteche, non so come, prima venivano chiamate popolari, poi non so più, civiche, come, riprendendo proprio quelle distorsioni e quei vizi che adesso Gorman lamenta. Per Gorman i malanni sono principalmente quello di una automazione mal gestita e secondariamente quello di un impoverimento culturale delle biblioteche. Un americano lucido che si accorge che esiste la cultura e che la cultura americana, almeno quella di diffusione generale, popolare, non è la vera cultura. Questo è quello che sta accadendo anche in Italia. In questo senso questo libro può essere un vademecum, un episodio. Non si sente? No, si sente. Si sente troppo. No, si sente un po'. Va bene. Sì, la mia posizione, giusto? Sente un po'. Che la sua critica alla gestione industriale o commerciale delle informazioni è quella stessa che dovrebbe colpire anche ciò che sta accadendo da noi, esattamente la stessa cosa. I nostri bibliotecari che consultano Google per fare i soggetti e non la tradizione italiana che magari è se smarrita, non so dove sia finita. Insomma, il libro può avere un'istruzione anche per noi, non so quanti lo leggeranno, quanti ne potranno trarre dei vademecum etici e intellettuali. Quindi il libro di Gorman è interessante perché mostra questa evoluzione del suo pensiero e delle sue delusioni. Molte sono rimaste, ad esempio, continua anche lui a inneggiare, come fanno i nostri bibliotecari, i nostri insegnanti di biblioteconomia, con le leggi di Raganata, come fossero 10 comandamenti, e queste banalità del genere, no? Si vede, i nostri bibliotecari hanno bisogno di un catechismo che li conduca per mano. Perché? Perché non hanno studiato a sufficienza, non hanno coltivato la propria cultura personale e non sono in grado di edificare delle biblioteche che siano in grado di rispecchiare la cultura corrente. Ma qual è la cultura corrente? Questo è il punto. Lo iato tra informazione diffusa, più o meno elettronica, e quella
quella sostanza, ma non è una sostanza, ma quel, non so come chiamarlo, quel insieme di soggetti, oggetti, riflessioni, meditazioni, ricerche, indagini, studi, con l'aggiunta delle parti che riguardano la musica e quelle che riguardano le arti figurative e che riguardano la danza, ossia tutto ciò che non viene espresso esclusivamente per parole casuali quotidiane. La ricerca scientifica si salva perché? Perché ha delle leggi molto ferree e sa ripulirsi da sola. Anche lì sono frequenti i casi di imbrogli, vedi Novax, eccetera, di pasticci e di furberie, ma vengono scoperti e vengono denunciati. Quindi la scienza ha dei rimedi dentro di sé, ma la scienza come tale è conoscenza, è un ingrediente indispensabile della nostra esistenza, ma che cosa ci dà, nel senso di fornirci un'immagine della sostanza della vita, del senso della vita? Nessuno. Le religioni stanno spegnendosi perché è la scienza che a poco a poco li ha scalzati, c'è poco da fare. Questa è una constatazione oggettiva. Però la scienza non è ancora la cultura, perché manca di quegli anticorpi che la cultura ha e che si chiamano critica ed autocritica. La cultura, se effettiva, se efficace, non può non disporre di queste armi contro se stessa o a vantaggio di se stessa. Vuoi dire, e le biblioteche che funzione hanno in questo processo? C'è poco da dire, io non sono d'accordo con il collega, le biblioteche stanno veramente spegnendosi. Non le biblioteche all'americana, che lo stesso Goldman sta sconfessando, quelle non servono a nulla, anche perché anche le curiosità come tali devono venire non soddisfatte banalmente, ma devono venire alimentate e potenziate perché le risposte siano significative e nutritive per la mente. Certo, la mente, i nostri 100 miliardi di neuroni hanno un gran lavoro da fare, ma spesso sono portati fuori strada. Qual è l'origine di questo dissesto, marasma generale? Più dopo la scuola. La scuola in Italia, dicono che è una non delle peggiori europee, è una scuola che non riesce a far maturare come occorre i nostri ragazzi. Le biblioteche autentiche sono praticamente sparite. Vedo a Roma la Valliciliana ha un lettore al giorno, a Casalatense ne ha due e l'Angelica ne ha tre. Queste sono le biblioteche autentiche, ossia le biblioteche che sono cresciute alimentandosi con la cultura dei rispettivi periodi, è ovvio, ma la cultura è anche assorbimento della storia, ossia delle idee, dei processi mentali, dei percorsi intellettuali del passato. Cosa sarebbe la nostra cultura se partisse dall'anno 1901? Sarebbe qualcosa di miserabile, inferiore a quella degli egizi. Ora, le biblioteche autentiche si spengono, le altre
osservano gli studi universitari che hanno una funzione precisa e va bene, quelle sono strumentali, organiche a quelle necessità. Ma come riescono a svolgere anche quell'altra funzione, quella che non è nessuno che la sta attuando e realizzando, ossia quella separazione tra l'informazione piatta che non risale alle cause, che non avanza dei dubbi, che non sospinge dei sospetti, che non cerca le verifiche, che non stimola la critica e l'autocritica, ecco, quelle conoscenze purtroppo sono sempre più peregrine, più rare. Il libro di Gorman non è negativo, no, non è negativo, si può leggere benissimo, ma non è che noi possiamo ricavarne granché, perché non ha perduto ancora tutte le illusioni. Gorman si aggrappa a qualcosa da nord americano, a un concetto di democrazia che non sappiamo fino a che punto sia autentico, ad un concetto di formazione, di educazione che non corrisponderebbe ai nostri ideali europei, poi cosa significa l'ideale europeo non lo so, ma quelli che hanno dietro, come sappiamo, tutto da quando Socrate discuteva con i suoi allievi. Quindi la conoscenza come filosofia personale, filosofia di vita, filosofia sociale, come ricerca e come discussione. Le biblioteche cosa possono fare in questo? La biblioteca, Tangranata dice, ad ogni lettore il suo libro, come se esistesse questo binomio sciocco. Uno va in biblioteca quasi sempre se ha una curiosità viscerale, senza sapere che cose che vuole. E girando per gli scaffali prende un libro e lo sbaglia, poi prova con un altro, poi con un terzo e poi rimane afferrato dal quarto. C'era uno studioso americano, adesso non mi ricordo chi è, diceva, per dare un esempio di come sia casuale l'accrescimento cognitivo e mentale. Cioè, io quando vado all'Library of Congress o alla biblioteca della New York Library, non so che cosa prende, parcheggio la macchina e prendo la targa della macchina vicina e sulla base di quella targa vado a consultare gli UIAC di quei numeri, come per dire, la casualità assoluta, no? Non raramente imbrocco qualcosa che mi interessa, come dire, e questo camminare sulle rocce, sulle paludi della, perché la maggior parte dei libri, diciamoci veramente, sono una schifezza, che i libri che sono nelle biblioteche, sia dei libri attuali che di quelli del passato, sono quasi tutti frutto di sogni, di imbrogli, di truffe intellettuali, di dogmatismi assurdi. Ci sarebbe molto poco da salvare in un senso rigoroso, no? E infatti noi stessi non sapremmo che cosa prendere in mano. Eppure anche nei circuiti mentali più balordi, più distorti, c'è qualcosa che possiamo, che può interessarci, ed è un giro di frasi, un accostamento di immagini, una dimostrazione che magari non era nemmeno voluta dall'autore, un'osservazione di passaggio. È che i nostri bibliotecari, adesso me la prendo con i bibliotecari come sempre, del resto sono le mie vittime preferite, io li pastoro dalla mattina alla sera, perché i bibliotecari non amano lo studio,
non sanno nulla delle ludiche in cui vivono, non vengono catturati. Naturalmente generalizzo, ma le eccezioni sono pochissime. E quindi si affida a loro una biblioteca dando loro in mano che cosa? Io so che cominciavo una biblioteca di 80 anni fa, 5 anni, una bibliotechina, naturalmente ne ho più di 80, se non potevo andare in biblioteca, è vero. Circolavo e curiosavo e mi sgridavano, cosa cerchi negli scaffali? Cosa cerchi poi in qualche... Non lo so cosa cerco, però sto cercando. E questa ostinazione a voler scovare qualcosa che poteva essere anche di proibito, di improprio, di non adatto, non importa, ma apre, poteva aprire alcuni orizzonti. Sono gli orizzonti che vanno aperti. Come si fa? Se le nostre, lo dicevo oggi al dottor Lomboni, che le macchine dispensatrici, questi grandi magazzini di informazione, non danno risposte a domande che sono già inserite nei programmi, quindi rispondono ad interrogativi prefabbricati, e qui il loro danno, ciò che non suscitano è quello scatto che induce a modificare i propri obiettivi, i propri obiettivi oculari, cioè le lenti della mente. E la curiosità, che le scuole sistematicamente uccidono, questo anche va detto, ma possiamo ammazzare anche tutti gli insegnanti, oltre tutti i bibliotecari? No, i bibliotecari sono pochi, si fa presto, gli insegnanti sono centinaia di migliaia. Gli insegnanti che di solito non amano quello che fanno, non catturano l'interesse e la curiosità, ma li spengono, vanitosi. Quindi dice, insomma, non ha senso che io continuo così, perché, come vedete, ho un atteggiamento troppo iconoclasto. Comunque il libro di Goldman, che non lo so, riuscito neanche a leggere tutto, ma lo so, non è che non li leggiamo quasi mai. Appunto, non possiamo confessarsi. Esatto. Alcuni sì. Sì, no, però alcuni sì. Alcuni però molti. Insomma, non è Heidegger si deve leggere parola per parola. Certo. Ma come si può fare questo? No, vabbè che ci fosse stato anche il professor Guerrini, perché avrebbe potuto forse difendere meglio questo. Ma non è così. Nulla è superfluo, quello che rendersi conto, insomma, gli Stati Uniti d'America, noi siamo una cosa. Per quanto riguarda le regole di catalogazione, poi gli americani ne hanno messo in serie, fuori, hanno avuto fuori una batteria, cambiano continuamente, non solo cambiano, ma aggiungono perfezionamenti tecnici che lo stesso Goldman ripudia. L'RDA, ad esempio, lui ne parla malissimo, dice non voglio più sentirne parlare. Per dire, queste si sono resi conto anche gli americani più intelligenti che alcune cose sono superate e non andavano nemmeno impostate. Noi le prendiamo come fossero oro colato. E questo è una forma di, come dire, di provincialismo, da qua gli italiani dovrebbero uscire, ma non si deve uscire solo urlando o rivoluzionando che cosa, uscire proprio da tutto ciò che siamo disposti ad ammirare, non so in base a che cosa, perché è straniero, perché... Ecco. Quindi Goldman, sono contento che abbia avuto un'evoluzione, ma non è andato fino in fondo, deve arrivare al suicidio come bibliotecario. Vabbè, che non vuoi esagerare. No, ho detto come il bibliotecario. La riprendo. Virtuale. Sì. In un mondo in trasformazione, è già.
trasformazione, come si fa ad afferrare la trasformazione, cos'è la trasformazione. Poi le nostre vite hanno una durata limitata, ci si trasforma un po' in qualche periodo, dopo qualche scossone, dopo qualche batosta sentimentale o intellettuale, ma poi quanto ci trasformiamo come individui? Molto poco, molto poco, perché gli ideali dei giovani, se erano autentici, rimangono fino a quando si è vicino alla tomba, ma la maggior parte credo viva quasi sempre senza ideali. È così, naturalmente, per questo non può essere altrimenti. Non illudiamoci, esiste una realtà che non esiste. Beh, insomma, sembra più un discorso quelli che facciamo. Quelli che facciamo quando uno ha bevuto un po' troppo, ma io non ho bevuto nulla oggi, nemmeno un goccio d'acqua. No, sono una volta libera, cerco di cogliere qualcosa che possa mettere in crisi, se avete bisogno di venire messi in crisi, se no tanto meglio. Poi questi discorsi li faccio all'IBC, Istituto di Beni Culturali, che è come fare un discorso, il discorso di un atrio di una chiesa, è qualcosa di analogo. O di un luterano, di un tempio cattolico. Suscitare crisi continue, trovare risposte e rimodulare la propria struttura cognitiva e il proprio mondo, ecco, sulla base di queste delle esperienze che sono esistenziali, ma in gran parte sono soprattutto di lettura, di studio. Del resto lo studio è la cosa più divertente che abbiamo a disposizione, questo non c'è dubbio, io non ho dubbi su questo. È il giocattolo più spassoso al quale si è dato di divertirci, dello studio e della conoscenza, il resto è molto più noioso, compreso i cosiddetti spettacoli, sono generalmente piatti, scontati, prevedibili, ripetitivi, con richiami a sollecitazioni, a stimoli elementari, ecco, non dico che siano deprecabili, ma elementari. Scusate, tutto qua. Ringraziamo il professor Serrai che, come sempre, insomma, ci ha dato non pochi spunti di riflessione critica, ma anche autocritica, perché no. E d'altra parte, diciamo, penso che l'IBC è un po' quello che si aspettava. E quindi adesso mi invitate per questo. Ti pare poco. E allora a questo punto sentiamo la voce di Vicci.